Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Nel video precedente vi avevo detto che vi avrei portato con me dal parrucchiere se riuscivo. Oggi è quel giorno, infatti ho l'appuntamento dal parrucchiere per sistemare un po' questi capelli, non so bene ancora cosa farò, però di sicuro li spunterò un pochino e tutte le volte faccio finta di tagliarli perché in realtà taglio soltanto le punte. E poi devo andare a sistemare anche un pochino il colore, però non vorrei scurirmi troppo. Stamattina ho avuto una lezione, ho fatto già colazione, mi sono lavata, preparata, quindi sono pronta per uscire di casa tra un pochino. Adesso vi faccio vedere anche come mi sono vestita, l'outfit. E tra l'altro vi faccio vedere anche fuori perché c'è una giornata bellissima. Fa freddo, però una bella giornata, quindi sono contenta. Allora, per quanto riguarda l'outfit, oggi ho messo il maglioncino nero che vi ho fatto vedere nell'haul di Shein, che tra l'altro è veramente caldissimo. Infatti, alla fine sotto ci ho messo una canotta di queste in raso con il pizzo. E poi cinturone, jeans skinny di Zara e mocassini. Quindi direi outfit semplicissimo ma comodo per tutti i giri che dovrò fare. Infatti oggi non so che cosa riuscirò a riprendere perché ho un sacco di cose da fare. Prima di tutto devo appunto andare dal parrucchiere, poi ho una visita medica verso pomeriggio tardi e poi devo raggiungere mia mamma al centro commerciale per fare dei giri, quindi non so che cosa ne verrà fuori, sinceramente. Ecco, guardate fuori che giornata bellissima che c'ha. Come borsa metto questa qui di Gaelle che è molto grande, quindi ci sta tutto quello che devo portarmi dietro. E poi giubbotto di pelle e mi sa anche sciarpone, perché ora che sono uscita fuori in balcone fa veramente freddo. Questa alla fine è molto leggera perché vedete è sottilissima, però è parecchio grande, quindi mi piace perché copre tutto sopra. Eccomi, appena arrivata a casa mi sono messa davanti alla finestra in modo che potete vedere il risultato dei capelli con la luce naturale, ma come avevo anticipato nessuno stravolgimento, anzi, perché ci tenevo a rimanere il più naturale possibile. Ho appunto uniformato il colore, dato una spuntatina anche se non si vede, anche perché ho fatto la piega a mossa di queste super morbide naturale, giusto per dare un pochino di movimento come piace a me. E poi ho fatto un trattamento, una ricostruzione che è veramente fantastica perché vi rende i capelli molto più spessi, corposi, ve ne sentite tipo il doppio, belli pieni e niente, sono davvero molto soddisfatta. Adesso ancora un paio di orette prima di uscire di casa perché poi devo andare a fare una visita medica. Non so bene se mi rilasso sul divano oppure se mettermi a studiare, adesso decido. Allora, io sono pronta per uscire di nuovo perché sono le 6 meno un quarto e tra mezz'oretta ho la visita medica da fare. E, ho cambiato giusto i pantaloni perché quelli di stamattina erano veramente tanto stretti. Dopo tutte queste ore che li indossavo iniziavano a darmi fastidio, quindi ho messo un jeans un pochino più comodo e adesso usciamo e speriamo in bene. Buongiorno, alla fine chiudo il video ora che è il giorno seguente perché ieri sera alla fine ho fatto molto tardi, infatti la visita è durata più di quel che pensavo, anche se è andato tutto bene. E poi sono andata al centro commerciale con la mia mamma e abbiamo fatto dei giri, la spesa e quindi alla fine sono arrivata a casa che era tardi ed ero stanca. E invece volevo chiudere il video con calma e farvi vedere anche che ho trovato due cosine. Ho preso giusto due cose da
da Wycon e col colcosalate Zenith. Adesso ve la mostro. Allora, da Wycon ho preso questi due, che sono questo qui che è il correttore, che io ho già provato, mi sono trovata bene e quindi l'ho ricomprato. E poi, visto che io per le sopracciglia utilizzo sempre la matita di Benefit, però saranno almeno 2 mesetti che la sto cercando sia nel negozio fisico ma anche sul sito. C'è di tutti i colori tranne che della mia colorazione e quindi, visto che ero da Wycon a comprare questa, ho detto vabbè, provo anche la matita per le sopracciglia e ho preso questa qui, effetto microblading, fatta così. Quindi speriamo che mi trovo bene perché io con le sopracciglia sono un po' fissata, però vi farò sapere. E invece da The Zenith ho preso delle canotte di queste qui super semplici, due perché sapete che c'è la promozione, le ho prese tutte e due nere. Queste vengono una 5,99 e due 9,99, quindi ho prese due. Poi ho preso un'altra maglia, ma questa a maniche lunghe, sempre di queste super semplici, e questa viene 7,99 così. E poi dei calzini, questo il pacco è aperto perché ne ho preso già uno da utilizzare, questi qui che sono un pochino più alti, che io metto o sotto gli stivaletti ad esempio, oppure con i mocassini, perché sono quelli che non hanno le cuciture, ma rimangono un pochino arrotolati e mi piacciono, che anche se si vedono sotto il pantalone non mi danno fastidio. Quindi questi. E poi per ultimo un pantalone della tuta, così super semplice, grigio, perché mi serviva un pantalone chiaro. E così. Tra l'altro è anche abbastanza leggero. Non è di quelli felpatia, è quello semplicissimo. I calzini li ho pagati 5,99, sono 5 paia, mentre il pantalone 9,99. E niente, questo è tutto, spero che vi abbia fatto piacere stare con me tutta la giornata di ieri, anche se appunto non ho ripreso granché, perché ero troppo di corsa. Ma spero comunque di avervi tenuto compagnia, che il video vi piaccia e ci vediamo alla prossima. Un bacio!